Ora che abbiamo calcolato la forza elettromotrice, possiamo utilizzarla per calcolare la corrente elettrica indotta che scorre in senso orario nella spira. Utilizziamo la legge di Ohm generalizzata applicata a questo circuito, cioè la spira. FEM uguale R per I. Formula inversa, troviamo quindi la corrente elettrica e sostituiamo alla forza elettromotrice l'espressione meno BLV. Giustamente troviamo una corrente elettrica negativa perché gira in senso orario, mentre invece il verso convenzionale della spira era antiorario. Ora utilizziamo l'espressione della corrente elettrica indotta per calcolare la forza magnetica, che è una forza frenante, abbiamo visto, rivolta verso sinistra. Infatti aveva questa espressione, sostituiamo al posto della corrente elettrica I l'espressione meno BLV su R, cioè questa espressione qua, e dopo semplici calcoli troviamo questa espressione per la forza magnetica. Il segno negativo sta a indicare che è rivolta verso sinistra, perché implicitamente noi abbiamo considerato positivo ciò che va verso destra, come appunto fa la spira. Invece la forza magnetica è una forza frenante, va verso sinistra, vediamo quindi è negativa, vediamo anche che è proporzionale alla velocità della spira, e questo vuol dire che è una forza di tipo come se fosse una forza d'attrito, ha la stessa espressione di un attrito viscoso. Maggiore è la velocità con cui si muove la spira, maggiore è la forza magnetica che la frena, ma questo è anche logico perché se la spira si muove più veloce, aumenta più rapidamente il flusso magnetico attraverso la spira e allora la spira reagisce più violentemente per contrastare questo rapido aumento del flusso magnetico. Reagisce più violentemente vuol dire fa passare una maggiore corrente elettrica indotta e una maggiore corrente elettrica che passa in questo lato della spira comporta una maggiore forza magnetica. Quindi in conclusione è logico e intuitivo che maggiore è la velocità della spira e più intensa è la forza magnetica. La costante di proporzionalità fra la forza magnetica e la velocità della spira la chiamo beta e corrisponde a questa quantità BL al quadrato diviso R e rappresenta una specie di coefficiente d'attrito viscoso. Aggiungo adesso un piccolo approfondimento poco importante che mi sono dimenticato di dire prima, e cioè che nasce non solo la forza magnetica frenante sul lato destro della spira, ma nascono anche due forze magnetiche su questi trattini orizzontali di filo che sono immersi nel campo B. Infatti, nel trattino superiore, e questo di lunghezza L', scorre la corrente a destra e quindi questo tratto di filo percorso da corrente è immerso nel campo B perpendicolare a B e subisce la forza magnetica anche lui, la forza che chiamiamo di Faraday. Ponendo il pollice verso destra stavolta, perché qui la corrente va a destra, vediamo che questo trattino di filo subisce una forza magnetica in basso. Allo stesso modo, l'altro trattino di filo, sotto, percorso da corrente elettrica verso sinistra, subisce una forza magnetica in alto. Quindi questi due trattini di filo subiscono due forze magnetiche uguali opposte verso l'interno, che però si annullano perché la spira è rigida. E si annullano nel senso che non producono deformazione della spira e si annullano perché sono due forze uguali opposte. Perciò l'unica forza che rimane non contrastata è la forza magnetica che agisce su questo tratto di filo destro che agisce a frenare verso sinistra.